Il grande giorno di Joe Biden alla COP27 di Sharm el-Sheikh in Egitto. Nel suo discorso il presidente americano ha annunciato nuove misure per accelerare l'azione globale per il clima e ridurre le emissioni di metano negli Stati Uniti. Good afternoon, everyone. Tagliare il metano di almeno il 30% entro il 2030 può essere la nostra migliore possibilità di raggiungere l'obiettivo di un grado e mezzo, ha dichiarato Biden. Stiamo investendo più di 20 miliardi di dollari nella riduzione del metano a livello nazionale per fare cose concrete come chiudere i pozzi che perdono metano. Vogliamo migliorare le attrezzature industriali nei settori del petrolio e del gas. Tutte queste misure ridurranno le emissioni di metano negli Stati Uniti dell'87% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. A margine della COP27 si è tenuto un bilaterale tra Biden e al-Sisi. Il presidente egiziano ha fatto sapere di aver lanciato una strategia per i diritti umani in Egitto, istituendo un comitato che esamina le richieste di grazia da parte dei carcerati per motivi politici.